Il comune di Comiso aderisce alla rottamazione quater, saranno eliminate sanzioni e interessi dei moratori e a renderlo noto l'assessore Giuseppe Arezzo che spiega il comune di Comiso ha aderito alla definizione agevolata cosiddetta rottamazione quater, così come era stato anticipato in campagna elettorale. Riteniamo in questo modo di dare un aiuto concreto a tutti i cittadini che si sono trovati in difficoltà e non hanno potuto pagare i tributi alle scadenze ordinarie, eliminando sanzioni e interessi moratori. Abbiamo invece scelto di non aderire allo stralcio totale dei debiti sotto i 1.000 euro per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2015 per garantire un principio di equità per tutti i contribuenti, ritenendo che questa adesione avrebbe penalizzato i cittadini zelanti che avevano già provveduto ai pagamenti entro i tempi prestabiliti. Il cittadino aderendo alla definizione agevolata, continua Arezzo, avrà dunque un duplice vantaggio: in primis l'abbattimento delle sanzioni e degli interessi moratori dei debiti di cui richiede l'agevolazione e non da meno la possibilità di rateizzare fino a 5 anni con un interesse minimo pari al 2%. Rientrano nella definizione agevolata tutti i debiti risultanti o da atti affidati all'area SRL o da accertamenti divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022, cioè notificati almeno 60 giorni prima, anche se non ancora affidati all'area SRL. L'adesione dovrà avvenire tramite una procedura ancora da definire che però obbligatoriamente coinvolge la società Area SRL essendo affidataria dei carichi. Per tal motivo la Giunta con apposita delibera ha dovuto procedere a una proroga del servizio per un altro anno essendo condicio sine qua non per la rottamazione. Tali deliberazioni sono state già comunicate all'Area SRL così come previsto dalla normativa nazionale al fine di sospendere le procedure esecutive avviate e non avviarne di nuove fino ai termini stabiliti per la presentazione delle domande che sarà comunicato successivamente con l'approvazione definitiva del regolamento. Gli uffici comunali, conclude l'assessore Arezzo, resteranno a disposizione dei contribuenti per verificare le posizioni contabili per tutti i tributi che non possono essere oggetto di definizione agevolata, così come in precedenza il comune è disponibile a concedere in ogni caso la possibilità di rateizzare.